Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi amici, di nuovo benvenuti a tutti. Durante le celebrazioni delle prime comunioni sapete che è opportuno che l'omelia si distacchi un po' eccezionalmente dalle letture del giorno, perché per aiutare i ragazzi e anche i genitori e tutti a comprendere la bellezza e la grandezza di quello che oggi stiamo celebrando. Io ieri ho parlato un'oretta con i ragazzi e gli ho promesso che in 10 minuti gli avrei rifatto il riassunto, che per loro va bene sentire il riassunto e per i grandi va bene comunque sentirlo, perché sono cose che fanno bene a tutti, non soltanto a chi fa la prima comunione. Numero uno, ieri gli ho spiegato, sapete che cos'è l'Eucaristia? Il più grande miracolo in assoluto che ha mai fatto nostro Signore. Dicevo a loro, tutti pensiamo che i miracoli siano che viene, che ne so, la vista a un cieco, un malato di tumore che muore, che guarisce all'improvviso, questi sono miracoli. Ma il più grande di tutti è l'Eucaristia, perché nessuno può capire, se siete capaci, provateci, che cosa succede nell'Eucaristia. Perché dopo che io consacro, io e qualunque sacerdote della Chiesa Cattolica validamente ordinato, sapete che succede? Che in quell'ostia, quello non è un simbolo, Lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, vivo e vero, in corpo, sangue, anima e divinità, così come adesso è presente in cielo alla destra del Padre, è contenuto in un dischetto di 42 mm di diametro. Se qualcuno è capace a spiegarlo, alzi la mano. Dopo la consacrazione, sapete che il sacerdote dice mistero della fede, perché nessuno è capace di capire questa cosa. Ma al tempo stesso, tanto quanto non siamo capaci di capirlo e tanto quanto ci crediamo senza nessun dubbio. Quindi chi fa la comunione non riceve semplicemente un simbolo o una rievocazione dell'ultima cena di una cosa accaduta 2000 anni fa, ma riceve Gesù Cristo vivo e vero, così come la messa non è un rito. Spiegavo ieri ai ragazzi, quando io consacro trasformo il pane in corpo e il vino in sangue, che capite sull'altare si trovano separati l'uno dall'altro. E dicevo ai ragazzi che hanno subito risposto, com'è possibile che il mio sangue si separi dal mio corpo? Ve lo dico anche a voi, perché il mio sangue si separi dal mio corpo, mi devono dare una coltellata, qualcuno mi deve ferire, giusto? Ora Gesù, quando soffriva e quando era in croce, che cosa succedeva? Che il suo sangue si separava dal suo corpo, perché riusciva, Gesù ha versato fino all'ultima goccia di sangue per noi. E il fatto che sull'altare il sacerdote consacri distintamente corpo e sangue, cioè si riproduce sull'altare quella realtà di separazione del corpo dal sangue di Cristo, significa che la messa rende attuale il sacrificio della croce. Capito perché è peccato mortale non andare a messa almeno la domenica? Perché qui non si fa un semplice rito che dice vabbè, mi va, ci vado, non mi va, non ci vado. Qui il Figlio di Dio, perché questo noi crediamo, tra poco diremo nel credo, che è venuto, già venuto sulla terra ed è morto per noi, non gli è bastato, ma si è inventato il modo perché questo sacrificio fosse perennizzato su tutti gli altari nel tempo e nella storia, e non soltanto ha detto io sarò sempre con voi, ma ha realizzato la sua promessa: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue e avrete in voi la vita. Quindi capite cosa stiamo facendo, per quel poco che si può capire nella fede, ma qui è roba molto grossa. Secondo step fatto con i ragazzi: come si fa a fare bene la comunione? Questo vale per i piccoli e per i grandi. Ci vogliono 3 cose, non tante. La prima e la più importante è stare in grazia di Dio. Non si può accostarsi alla comunione se non ci si è confessati, se si ha sulla coscienza un peccato grave, perché si riceve il santo dei santi in persona nella nostra anima. Quindi prima bisogna ricevere un regalo precedente che il Signore ci fa, che è lavarci nel suo sangue dei nostri peccati, cosa che si fa con il sacramento della confessione. San Paolo dice che chi si accosta indegnamente all'Eucaristia, quindi chi va a fare la comunione senza essersi confessato, non riceve la grazia della comunione, ma mangia e beve la sua condanna. Fa il peccato più grave che si possa fare tra tutti i peccati possibili: fare la comunione quando non si è in grazia di Dio. La seconda cosa, che oggi è diventata non faticosa come una volta,
è fare un piccolo digiuno eucaristico. Da un'ora prima della celebrazione non si mangia se non un pochino di acqua, cioè un piccolo segno per dire che ci stiamo preparando anche con un piccolo sacrificio a ricevere il Signore. E la terza ed ultima cosa che poi ci proietta al terzo punto di meditazione è pensare e considerare chi si va a ricevere. Chi è Gesù? Chi è l'Eucaristia? È Gesù Cristo in persona, giusto? Che tipo di alimento è l'Eucaristia? È l'alimento della nostra anima, non è come quello che mangiamo a pranzo e cena che serve al nostro corpo, perché il nostro corpo mangia, ma pure la nostra anima deve mangiare, se no muore, È un alimento spirituale e colui che riceviamo è Dio. Quindi io ai ragazzini gli insegno, poi saranno liberi in futuro di decidere, il modo migliore per accostarsi alla Santa Comunione, che è quello che ci consente di fare presente alla nostra memoria chi è colui che stiamo ricevendo. È Dio? E che cosa si fa quando si sta davanti a Dio? Lo si deve adorare, giusto? Tra poco, mi raccomando, durante la consacrazione, quando suona il campanello, ci si mette tutti quanti in ginocchio, a meno che una persona non stia male, che ha la protesi al ginocchio o ha un problema grave. Perché? Perché sull'altare non scende Pinco Pallino, scende Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E San Paolo scrive: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sottoterra. Quindi per ricordarci che stiamo ricevendo Dio, il modo migliore, anche se attualmente non obbligatorio, per comunicarsi e stare in ginocchio, per questo che io metto in ginocchiatoio, per consentire a chi lo desidera di poter fare questo gesto di adorazione mentre riceve il Signore. Poi c'è un'altra cosa, quello è un cibo spirituale, non è il cibo materiale. Il cibo materiale, quando noi mettiamo a tavola, c'è qualcuno che ci imbocca o lo prendiamo da soli? Lo prendiamo da soli, no? Ok, se dobbiamo mangiarci il pacchetto delle patatine, ce lo mangiamo da soli. Ma il cibo spirituale, per antichissima tradizione, e questa è ancora la norma nella Chiesa, anche se oggi è consentito fare la comunione in mano, come si riceveva? C'è il ministro di Dio che te lo depone delicatamente in bocca e non si mastica. Ok? Perché? Perché così tu ti ricordi che il cibo spirituale te lo dà l'uomo di Dio, il ministro di Dio. Non te lo prendi da solo, perché non è una cosa tua, ti viene dal cielo. Tu lo assumi e non lo ciancichi come fai con un pezzo di pane o con una patatina, lo assumi dolcemente, delicatamente, sciogliendolo in bocca, e così ti ricordi che quello è un alimento del cielo. Quindi questo è quello che loro imparano, poi crescendo impareranno e decideranno loro il modo migliore di accostarsi alla Santa Comunione. Il migliore è questo. Oggi sapete che sono consentite anche tante altre cose che poi sceglieranno crescendo. L'ultima cosa, brevissimo, non arrivo neanche a 10 minuti. Ho raccomandato ai ragazzi, mi raccomando, warning, spero che ci avete pensato ieri, che oggi devono chiedere 3 cose al Signore. Dopo la comunione, abbiate pazienza, 5 minuti di silenzio assoluto, perché facciamo un piccolo ringraziamento al Signore e loro avranno tempo di godersi questo momento prima della festa e di parlare un po' con il Signore di 3 cose importanti. Gli ho detto: uno, pensate a una grazia grande da chiedere al Signore in questa giornata. Una cosa importante, un problema grosso, può essere un problema, spero di no, familiare, un problema di qualche malattia, o una cosa grossa, quindi non una cosa ordinaria, da chiedere al Signore, perché oggi il Signore porta grazie a gogo ai comunicanti. Seconda cosa, vi ho raccomandato e vi ho ricordato che loro non sono stati creati senza motivo, questi ci hanno da compiere una missione e che Dio ha un disegno su di loro, su tutti. Il disegno di Dio, noi, se vogliamo, possiamo metterci in ricerca per comprenderlo. Quindi gli ho consigliato di dire: chiedi al Signore, fammi capire mano a mano che cresco per quale motivo mi hai creato, qual è il mio posto nella Chiesa e nel mondo, cosa vuoi da me, qual è la mia, tra virgolette, missione sulla terra. E poi l'ultima cosa, e concludo, loro adesso sono ancora piccolini, non sono del tutto, secondo me, immuni, perché oggi il mondo entra dentro casa con una facilità estrema, tra televisioni,
internet e telefonini, quindi io gli ho spiegato che i loro 9 anni, 10, non sono come i miei, io sono vecchierello. Io a 9 anni e 10 anni non esisteva manco il Commodore 64, chi c'ha qualche anno forse se lo ricorda. Un mio amico mi invitò a giocare al Commodore 64 che facevamo la terza media, quindi è proprio, veramente mi sento nella preistoria. Però sono ancora abbastanza piccolini, quindi tante cose brutte ancora non sono entrate dentro i loro cuori. Gli ho chiesto, chiedi al Signore che crescendo ci saranno tante cose, ti conservi il più santo, il più puro, il più immune possibile da tante cose brutte che purtroppo oggi circondano e che presto o tardi busseranno alle porte del loro cuore, le dovranno fronteggiare, dovranno combatterci e con l'aiuto del Signore vincerle. Ok amici, adesso basta perché so che avete fretta di fare la comunione e quindi andiamo alla seconda parte della messa. Una buona e santa comunione a voi piccoli, non sperdete le grazie di questo giorno e una buona prosecuzione di celebrazione a tutti. Siamo lodati Gesù e Maria.